Ieri abbiamo riconosciuto al Ministro e al Capo del Dipartimento di Protezione Civile dei passi in avanti che quell'ordinanza ha fatto sotto molti fronti. Abbiamo anche sottolineato come vi sia la necessità che su alcune altre questioni, alcune che sono anche risolvibili verosimilmente nell'avviso che dovrà seguire a quell'ordinanza per appunto ampliare il numero dei posti e le modalità e le fattispecie di posti attivabili per l'accoglienza degli ucraini e dall'altro sul fronte del sostegno ai comuni che già stanno implementando la propria spesa sociale e non solo a fronte di questa emergenza, noi aspettiamo delle risposte e ci auguriamo che queste arrivino quanto prima.